stiamo parlando quindi di teoria dei giochi. Questa conferenza dovrebbe durare almeno 2 ore, poco più di 2 ore, e in realtà durerà molto di meno. Siccome peraltro siamo legati al flusso, al filone storico della matematica, io quindi in questa conferenza salterò tutta la parte didattica e mi limiterò a parlare della parte più storica. Storica antica, cioè che riguarda praticamente la nascita delle teorie e quelle parti iniziali, e poi una storia più moderna, nel senso che i discorsi di questi ultimi anni e un po' di gossip legato ai miei rapporti con gli attuali premi Nobel e quelli che sono morti da poco. Quindi questo è lo schema di questa chiacchierata. Partiamo comunque con che cos'è la teoria dei giochi. Ecco, la teoria dei giochi è una scienza matematica che si occupa di modelli matematici, di situazioni di conflitto in cui ci sono diversi decisori razionali, ognuno interessato a massimizzare certi suoi pagamenti, certe sue vincite. E questi decisori possono essere partiti politici, possono essere manager di aziende, possono essere un po' di tutto, guardate. Ecco, la teoria si divide in due branche fondamentali, e sono i giochi competitivi, in cui ognuno è contro tutti gli altri, e i giochi cooperativi, in cui invece esiste la possibilità che si formino coalizioni e quindi a un certo punto che si formi una ripartizione del potere di tutto il gruppo al comando, e lì si vanno a vedere per esempio i rapporti di forza fra gli azionisti di una compagnia o anche nell'ambito politico fra i vari partiti politici. Possiamo andare avanti, queste sono le due categorie fondamentali dei giochi. E adesso possiamo parlare di 3 forme, i giochi si possono modellizzare in 3 forme. I giochi in forma normale o strategica, questi qui, poi vediamo i giochi in forma estensiva o ad albero, e finalmente i giochi in forma caratteristica, quelli coalizionali. Allora ricominciamo dai primi, i giochi in forma normale, vedete. Vi faccio qui un esempio: in generale i giocatori possono essere 2 o più di 2, e in pratica vi faccio un esempio molto semplice. Vedete che in questo caso abbiamo 2 giocatori, un giocatore che gioca in orizzontale, il primo giocatore, e il secondo giocatore che gioca in verticale, e qui all'interno di questa matrice ci sono coppie di numeri che danno i pagamenti dei 2 giocatori. Per esempio, se il primo giocatore usa la sua prima mossa, la vedete quella in alto, e il secondo giocatore usa la sua seconda mossa in verticale, la prima mossa in orizzontale, la seconda mossa in verticale, allora il primo giocatore, dicono tu Cesarino, il primo giocatore vince 0 e il secondo giocatore vince 1, sei preparatissimo. Se invece tutti e due usano la loro seconda mossa, allora cosa succede? Che tutti e due vincono meno. Ecco, quindi capite come la scelta di ogni giocatore dipende anche da quello che potrebbe scegliere l'altro, perché uno dice ma a me conviene scegliere qui, però l'altro potrebbe fare cos'ha, e quindi ci sono situazioni che vanno studiate strategicamente, e poi alla fine nell'ambito della teoria dei giochi chi seguirà il corso o perlomeno vorrà approfondire queste cose, magari un bel momento per chi ha la classe interessato a invitarmi in classe, posso anche venire tranquillamente, molto volentieri, e vi faccio una bella chiacchierata su come si impostano queste strategie. Una seconda forma dei giochi è quella dei giochi in forma estensiva. Questi sono i giochi ad albero, e questi sono in sequenza, nel senso che mentre in quelli sopra le scelte dei 2 giocatori sono in contemporanea, unico step, qui invece inizia il primo giocatore, che sceglie se andare a sinistra o a destra, nel ramo di sinistra o di destra. Una volta che lui è scelto, tocca al secondo giocatore, il quale a sua volta sceglie se andare a sinistra o a destra, e poi magari ancora il primo, il secondo, e così via, finché alla fine di tutte queste ramificazioni vedete che in fondo ci sono le vincite: il primo giocatore vincerà tot e il secondo giocatore vincerà tot. Allora, le applicazioni di questi modelli possono essere molteplici. Per esempio, nel primo caso, giochi in forma normale, prendete, non so, giocatori di calcio, non
so, abbiamo l'Atalanta e che ne so, il Vino Leffe, che sono comproprietari di un giocatore che si chiama CR7. E essendo comproprietari di questo giocatore, devono decidere come, a chi va il giocatore, con le buste chiuse, offerte in busta chiusa, le buste vengono preparate, poi alla fine si aprono in un momento unico le due buste e alla fine chi ha offerto di più si prende CR7 e quell'altro paga la differenza. Questo è un tipo di gioco in forma normale. Invece questo qui sotto, gioco in forma estesa, un esempio può essere, per esempio, voi siete diciamo i manager di un supermercato e in questo supermercato avete i vostri prezzi, per esempio, che so, i dentifrici. Cosa costa un dentifricio? Cosa costa? Io saranno 20 anni che non uso più un dentifricio. Diciamo 2 euro. Allora, in pratica io vedo fuori il prezzo, i miei prezzi che ho stabilito, 2 euro il dentifricio, poi attraverso la strada c'è il supermercato concorrente nel quale vedo che i dentifrici vengono a 1,95 euro. Allora mi devo domandare, per questa sera, per l'indomani, come cambio i miei prezzi? Li mantengo a 2 euro? O li sposto a 1,95 oppure li porto a 1,90 oppure li metto a 2,10? Ecco, ci sono diverse possibilità. Una volta che io ho scelto la mia possibilità, tocca a quell'altro, il quale a sua volta deve decidere, sulla base dei prezzi che ho cambiato io, decide i prezzi suoi e così via, finché alla fine del mese si possono fare le somme e si vedono quanto ho vinto io e quanto ho vinto l'altro. Finalmente, la terza categoria è quella dei giochi in forma caratteristica. Vedete, ho disegnato una torta perché significa che in pratica i vari giocatori si sono coalizzati in varie coalizioni e possiamo ipotizzare, per esempio, che ci sia un'unica coalizione quando c'è l'unione che fa la forza, tutti insieme ottengono un certo tipo di vincita. Il problema sarà come ripartire questa vincita tra i vari componenti. Questo è un tipico problema che viene utilizzato, diciamo, per modellizzare, un metodo che viene utilizzato per modellizzare, per esempio, scalate azionarie, gli azionisti che si uniscono fra di loro per andare a fare la scalata di una compagnia, oppure anche lì partiti politici che si mettono insieme e decidono di tenere la Meloni fuori e Salvini dentro o viceversa, e alla fine si va a vedere quale sarà la ripartizione dei ministeri e dei sottosegretariati che verrà data a tutti i vari signori. Bene, possiamo andare avanti. In generale, questa che cos'è? La storia? Sì, la storia. Ecco, in pratica la storia della teoria dei giochi, intanto è chiaro che studi matematici su questioni di competizione risalgono all'epoca delle caverne, perché bene o male i signori trogloditi con Mammut, Babut e Figliut cominciavano a ragionare, tu vai di qua, io vado di là, e in sostanza alcune prime forme di studio strategico risalgono alla notte dei tempi. Però il primo spunto effettivo di teoria dei giochi risale al 1928, quando il signor John von Neumann scrive un articolo. Lui è un ungherese e pubblica questo articolo su una rivista tedesca. È un articolo che presenta il famoso Minimax Theorem, il teorema del Minimax, 1928. Questo teorema risolveva il caso dei giochi a somma zero, in forma normale, a somma zero fra due persone. Ecco, a somma zero cosa significa? Significa che ogni volta che in una mossa un giocatore vince tot, se uno vince 5, l'altro vince meno 5. In sostanza che la somma fra quello che vince uno e quello che vince l'altro vale sempre zero. Questi sono i giochi a somma zero. Nell'esempio che vi ho fatto prima non era un gioco a somma zero, perché capitava, per esempio, se vi ricordate, quando c'erano ognuno usava la sua seconda mossa, che c'era un meno uno, meno uno, che in totale fa meno due. Quindi evidentemente non era un gioco a somma zero. In generale, se invece avete sempre 5 meno 5, 3 meno 3 e così via, quello sarà un gioco a somma zero. Bene, von Neumann con il teorema del Minimax presentò questi giochi in forma normale e nel caso dei giochi a somma zero trovò la soluzione, una soluzione che si basava sulla programmazione lineare, che all'epoca
nacque proprio per risolvere problemi di giochi a somma zero. In effetti Danzig, George Danzig, che io ho conosciuto un po' di anni fa a Tokyo, George Danzig, il metodo del simplesso, l'ha proprio creato per risolvere i primi problemi di teoria dei giochi che all'epoca erano applicati a problemi militari. Allora cosa succede? Che qualche anno dopo, cosa succede qui sotto? Nel 40, all'inizio degli anni 40, von Neumann è negli Stati Uniti e diventa il capo di un gruppo di ricerca per la costruzione del primo calcolatore elettronico. Succede che in contemporanea c'erano altri due personaggi. Uno era Alan Turing in Inghilterra, per il quale è stato fatto un film anche su Turing, e più recentemente, e un altro in Germania, che era un industriale tedesco che si chiamava Zuse. Questo Zuse è stato mandato al fronte, e per cui lui ha dovuto rinunciare al progetto del calcolatore tedesco. E questo forse ha cambiato un po' anche le sorti della storia. Perché? Perché qua c'è stato un volo, diciamo, coperto da segreto militare, un volo notturno di Turing dall'Inghilterra agli Stati Uniti, e in questo volo si è incontrato con von Neumann e insieme a lui ha risolto gli ultimi problemi che erano ancora sul tavolo, per cui sono riusciti a creare questo ENIAC, che era il precursore poi del Mark I e del primo calcolatore. Usando questo primo calcolatore c'è stato Turing che è riuscito a decodificare i codici segreti diciamo militari tedeschi, e da lì la guerra ha preso un certo tipo di avvio. Von Neumann utilizzò praticamente questo primo calcolatore per risolvere problemi militari, proprio con metodi di teoria dei giochi, teoria che lui aveva appena iniziato. E quindi già allora questa teoria veniva utilizzata in ambito militare, per esempio per studiare i percorsi ottimali dei convogli sul Pacifico e sull'Atlantico, in particolare sull'Atlantico, per sfuggire ai sottomarini tedeschi, oppure per studiare tavole di tiro a aereo contro aereo, perché in pratica succedeva che si trattava di vedere quando sparare il bombardiere dove doveva volare, a che altezza, eccetera eccetera, e così la contraerea. Insomma, studi del genere utilizzavano i primi albori della teoria dei giochi, e da lì vennero poi utilizzati anche in seguito. Devo dirvi che anche tuttora ci sono tutti i giochi dinamici, per esempio la teoria dei giochi dinamici, che viene utilizzata proprio in questo periodo nell'ambito degli studi fra missili e antimissili. Cioè, non so, i missili e antimissili poi dell'ultima guerra del Golfo erano basati su modelli di giochi. Io so perché, partecipo annualmente ai vari convegni internazionali, ci sono in particolare gli israeliani che sono bravissimi in questi giochi dinamici, e quindi la popolazione fa il tifo per tutti i matematici, perché ovviamente preferiscono che il razzo nemico scoppi sul cielo piuttosto che nel mercato di Gerusalemme. Allora, cosa succede? Ma anche tantissime sono le altre applicazioni. Anche a me mi è capitato di insegnare anche qui all'Accademia della Guardia di Finanza, e ci sono stati diversi miei allievi, che poi sono diventati vari ufficiali dell'Accademia, che hanno fatto tesi di laurea con me e hanno studiato anche applicazione della teoria dei giochi a tanti settori, come ad esempio il problema dello studio dell'evasione e del controllo, il controllore e l'evasore, come dovevano comportarsi e qual era il livello ottimo di evasione, e viceversa qual era invece il comportamento ottimo del controllore. Ecco, tanto per darvi un'idea che le applicazioni della teoria dei giochi sono davvero molteplici. Cosa succede? Arriviamo al 1944 e il signor von Neumann si trova nell'università di Princeton. A Princeton c'era un insieme di tanti studiosi, era una specie di cimitero degli elefanti. Venivano radunati studiosi delle più varie categorie e questi qui hanno cominciato a ragionare tutti insieme, e da tutti questi cervelli sono entrati in risonanza, per cui
hanno cominciato a produrre dei risultati fenomenali. C'era Einstein, c'era Weil, c'era von Neumann e c'era un signor Morgenstern, questo economista tedesco che si è incontrato con von Neumann, e dall'unione fra von Neumann e Morgenstern, unione ovviamente di carattere scientifico, nasce nel 1944 per la Princeton University Press il volume che si chiama appunto The Theory of Games and Economic Behavior, per le applicazioni della teoria dei giochi all'economia. Questo è un momento fondamentale, perché? Perché l'economia comincia a cambiare faccia. Con questo libro, diciamo che l'economia, che prima era per lo più parolaia, cioè parole, 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 negli articoli scientifici, nei lavori più recenti, cominciano queste parole a mescolarsi insieme a formule matematiche. E proprio la teoria dei giochi cambia questo linguaggio e consente anche di costruire nuove matematiche che vengono utilizzate appunto per risolvere i problemi di giochi. Nasce la programmazione lineare, che proprio risolve il problema di von Neumann del minimax, e nascono la dualità e tante altre cose. Ecco, da questo libro di base, 1944, questo è un libro fondamentale proprio perché cambia, fa una svolta all'economia. Possiamo andare avanti. Ecco, qui storicamente, in tempi più recenti, che cosa salta fuori? Non vedo bene lo schermo. Nash? Ecco, sì, questo è John Nash. So che dovreste un po' tutti conoscerlo perché il film ha avuto un grande successo, Il Beautiful Mind. All'inizio degli anni 50, questo giovanotto, John Nash, arriva nell'Università di Princeton, si trova in confronto a questi primi lavori iniziali di von Neumann e Morgenstern, i quali, diciamo, per esempio, non riuscivano a risolvere il problema dei giochi a somma variabile, non i giochi a somma zero, ma i giochi più complicati in cui la somma era variabile. E allora Nash è riuscito a risolvere problemi di questo tipo introducendo dei concetti di soluzione, in particolare due concetti: la soluzione cooperativa per giochi a due persone e la soluzione in generale, il concetto di soluzione di Nash per giochi a n persone, che è il cosiddetto Nash equilibrio. Questo Nash equilibrio, che è proprio presente nella tesi di Nash, io ho avuto la fortuna di leggere la tesi di Nash originale, battuta a macchina con le correzioni a mano, e questa tesi originale di Nash ha portato poi Nash, molti anni dopo, a ricevere il premio Nobel, perché il Nobel è stato dato a Nash, proprio perché nell'ambito economico c'era stata una svolta legata inizialmente a von Neumann e Morgenstern, ma in seguito soprattutto a questi concetti di soluzione di Nash, in particolare i Nash equilibri. Poi dopo Nash, cosa nel 51 Isaacs, giochi dinamici, d'accordo. 53 Nash, Gilles, Shepard. Ecco, un altro anno molto importante, ecco, ripetiamo gli anni importanti. 1928, teorema del minimax. 1944, il libro di base, il ritiro di Prudenza di Economic Behavior. E poi all'inizio degli anni 50 abbiamo Nash, che introduce i suoi concetti di soluzione. E un altro risultato importantissimo è il 1953, in cui arrivano diversi concetti di soluzione. Uno è quello di Nash ancora, quello, uno dei quali è abbastanza più recente. E poi soprattutto Shapley, che è Lloyd Shapley, un californiano, che è riuscito a risolvere in generale il gioco a n persone, il gioco cooperativo in forma caratteristica. Il suo concetto di soluzione è diventato importantissimo perché poi è stato alla base di tanti modelli matematici, cioè della soluzione di tanti modelli matematici per applicazioni di ogni genere, per esempio finanziarie, per esempio politiche, eccetera, eccetera. La ripartizione dei costi delle piste per gli aeroporti e così via. Qui che altro c'è? Arriviamo al tuo amico Guglielmo. Ah, il mio amico Guglielmo, sì, perché più recentemente c'è stato il signor Guglielmo Owen, che adesso lavora a Monterey, in California. Owen è stato quello che viene considerato universalmente come la fase Gutenberg della teoria dei giochi, perché ha scritto un libro
che guarda caso, per originalità si chiama Game Theory, e in questo libro è stato tradotto in un'infinità di lingue, dal giapponese al coreano, al tedesco, eccetera, e quindi questo è diventato un libro che ha consentito a studenti universitari di tantissime razze e così via, di poter utilizzare la teoria dei giochi in tantissimi campi applicativi, e da lì sono arrivate applicazioni all'economia, che già c'erano, all'ecologia e a tante altre, alla biologia e così via, così via. Owen, diciamo, è importantino anche perché ha ottenuto dei risultati molto importanti nell'ambito della teoria dei giochi cooperativi, quelli sviluppando dei lavori che aveva ottenuto, per cui Shapley aveva ottenuto il Nobel, e devo dire che anche Owen ha avuto appunto la nomination. E perché parlo tanto e tanto bene di Owen? Perché è un mio amico, vive tuttora a Monterey, viene spesso a trovarmi a Bergamo, e io qualche volta vado a trovare lui a Monterey, e abbiamo scritto diverse cose insieme, le abbiamo pubblicate, e possiamo andare avanti. Stiamo ancora lavorando su altre cose. In particolare su uno dei due libri che vi segnalerò tra poco, uno di questi due libri ha avuto un contributo effettivamente anche di Owen. Allora, qui abbiamo un discorso di premi Nobel. Questa è una cosa importantina. Ecco, perché la teoria dei giochi è diventata importante per l'economia? Perché nell'economia passata c'era in generale un unico personaggio che era di fronte al mondo e faceva le sue scelte in ambito decisionale, faccio così piuttosto che cos'è. C'erano casi rari di interazione anche fra due personaggi e così via, ma il concetto di interazione strategica non era sviluppato in maniera adeguata. Con la teoria dei giochi si ha la possibilità di modellizzare un'infinità di situazioni, per cui abbiamo diversi decisori che si trovano sulla stessa barca, e c'è il produttore che ha diverse strategie, il commerciante, il fornitore, il cliente, e così, insomma, tantissimi personaggi, ognuno con diverse possibili strategie, e alla fine si va a vedere che cosa conviene fare l'uno all'altro per l'altro. Quindi in questo senso la teoria dei giochi è stata molto più vicina alle situazioni reali, è stata quindi in grado di creare modelli molto più vicini. Devo dire, dal punto di vista nazionale italiano, nazionale popolare, che mentre un po' dappertutto si è affermata abbastanza presto la teoria dei giochi, in Italia sono stati pochi quelli che all'inizio l'hanno abbracciata, soprattutto perché la teoria dei giochi richiedeva un qualche lavoro, un qualche sacrificio di carattere matematico, e la cosa non è che piacesse molto ai vecchi economisti, i quali per lo più erano legati ai loro vecchi modelli, per i quali insomma avevano piacere che i giovani continuassero a portare avanti questi vecchi modelli, mentre i giovani erano più entusiasti nel guardare il discorso dei giochi. Quindi è stato solo in anni più recenti che c'è stata una conversione, e anche in Italia hanno cominciato a interessarsi molti di più a questa teoria. Ecco, qui vedete che dopo Nash, insieme ad altri, Nash, Arsani e Selten, ci sono stati altri, molti altri premi Nobel. Adesso in tutto una dozzina di premi Nobel nell'arco di una ventina d'anni. E questo significa che effettivamente è stata molto importante, perché gli economisti assegnavano questa grande importanza ai giochi, in quanto poi assegnavano tanti premi Nobel in questo settore. Possiamo andare avanti. Ecco, queste sono alcune applicazioni, forse le principali, applicazioni della teoria dei giochi. Di alcune ve ne ho già parlato. Vuoi dirmele tu dall'alto? Sì, della guerra economica. Sì, quello militare ne abbiamo già parlato. Marketing. Marketing, ecco, c'è un discorso legato per esempio alla Coca-Cola, che aveva vinto il mercato americano in competizione con un'altra ditta, proprio utilizzando le prime tecniche rudimentali di teoria dei giochi. Ecco, quando faccio la parte, diciamo, didattica, che qui in questa relazione salterò, ecco, faccio per esempio un esempio di come effettivamente si può utilizzare la teoria dei giochi nell'ambito del marketing. Poi andiamo avanti. Finanza.
Ecco, in ambito finanziario già ve ne ho accennato, discorsi legati. Ecco, vi posso dire che a me è capitato, ho lavorato, diciamo, mi ero laureato in matematica a Milano, diciamo 30 chili fa, e poi ho cominciato subito a lavorare in banca, nell'ambito del centro elettronico, ufficio organizzazione, cose del genere, e dopo aver fatto questo tipo di attività, mi sono reso conto che effettivamente la teoria dei giochi poteva anche essere utilizzata in ambito, diciamo, finanziario, per studiare i comportamenti degli azionisti che potevano fare scalate al controllo azionario. Ho creato dei modelli che sono poi stati sviluppati e ancora adesso, insomma, c'è qualcuno che se ne occupa. Poi, politica? Ecco, in ambito politico anche lì mi è capitato di lavorare anch'io, e però, diciamo, ci possono essere problemi legati ai sistemi elettorali, perché per esempio se voi avete un certo insieme di voti che vengono assegnati ai vari partiti e dovete questi voti trasformarli in seggi, ci possono essere problemi legati al fatto di poter avere una esatta proporzionalità, il più possibile, diciamo, proporzionalità, oppure la governabilità, che è quella che introduce i sistemi maggioritari, e in sostanza la teoria dei giochi può essere utilizzata in questo ambito. Anche lì ci ho lavorato anch'io. Se qualcuno vorrà poi saperne qualcosa di più, non faccio certo in tempo a parlarvene in questa serata, ma così un bel momento ci si potrà rivedere e via. Poi, i giochi di società? Sì, nell'ambito di giochi di società, per esempio, c'è nell'ambito di questi slide vi farò vedere come si può utilizzare la teoria dei giochi in forma estensiva per modellizzare le partite a dama, ma anche quelle a scacchi, e poi ancora le carte. Per esempio, c'è un modello di teoria dei giochi che studia il poker, e sembra che bluffare sia più conveniente in generale che non bluffare. Quindi ci sono, ecco, studi anche di questo genere legati ai giochi di società. Poi cosa c'è? Lo sport? Beh, in ambito sportivo c'era giusto il primo esempio che facevo nell'ambito in ambito sportivo nel mio trattato di carattere didattico, era legato al fatto che due squadre, l'Italia e Costa Rica, nell'ambito dei mondiali in Brasile, si erano trovati a dover combattere nell'ambito del loro girone, e dovevano stabilire se impostare una squadra di carattere difensivo per cercare il pareggio, oppure una squadra di carattere offensivo per rischiare tutto per tutto e avere subito la vittoria. E lì c'era un modellino che avevo fatto, e che alla fine era stato pubblicato su un giornale, ma a un certo punto, dopo che era stato pubblicato su questa pagina sportiva, si è disputata la partita, e vabbè, lo vediamo dopo. Che altro c'è? Sociologia? Sì, poi in ambito... Ingegneria, medicina? Sì, ci sono state tante altre applicazioni, giochi cooperativi in ambito medico e così via. Poi psicologia, ancora... biologia? Biologia, sì. C'è un libro di Schmidt, qui nella nostra biblioteca a Bergamo, che dice appunto che riguarda i falchi, le colombe e cose del genere. E poi ancora... L'ambiente? Ambiente, questo è importante, perché in ambito ambientale problemi legati all'inquinamento vengono spesso affrontati con metodi di giochi cooperativi, ad esempio come il protocollo di Kyoto, il protocollo di Johannesburg, hanno utilizzato anche modelli di giochi cooperativi. E poi c'è ancora qualche altro sviluppo. Logica, filosofia. Persino in religione, perché un mio amico Steve Morans ha scritto un libro che si chiama Biblical Games, in cui studiava i comportamenti dei vari personaggi biblici alla luce dei giochi cooperativi e competitivi, ma quello è un discorso un po' più, diciamo, astratto. Vamos? Ah, questa era la storia del gioco di cui vi avevo accennato, dove c'erano appunto Prandelli e Joao Pinto, però non ho il tempo di parlarvene, possiamo solo andare avanti, vai pure. Ecco, l'unica cosa, vedete poi se vai, poi erano, diciamo, il modello che avevo utilizzato, poi l'ho pubblicato su questa, vedete, sul giornale, però in data precedente alla partita,
solo che Prandelli, andiamo avanti, mi ha disubbidito e non ha schierato una formazione di attacco, come gli avevo suggerito, ma ha messo una formazione difensiva. E quindi ha messo praticamente tutti i difensori con un'unica punta, Balotelli. Con il risultato che possiamo andare avanti. E vabbè, qui c'era ecco, questa la sconfitta e questa la faccia di Prandelli dopo la sconfitta. Mi ringrazio in questo momento, Prandelli, so che ha dei problemi di salute e quindi faccio un pensiero nei suoi confronti. Possiamo andare avanti, il giorno dopo poi, vabbè, successivamente, i signori qui hanno dovuto riprendere l'aereo e tornare in Italia. E la prossima volta spero che mi ubbidiscano. Possiamo andare avanti. E qui adesso un esempio di applicazione a Marte che tema, dobbiamo saltarlo. Possiamo solo passare su problemi legati al fatto che ognuno deve... No, vai tranquillo, finché vedi un po' il verbo. Cioè, ognuno deve pensare a quello che potrebbe fare quell'altro e così via. Qui c'era una vignetta sopra in italiano, sotto in inglese, perché diciamo che io la presunzione, l'idea malsana. È l'idea malsana di presentare queste cose qui anche all'estero, per cui ho sempre la versione anche in inglese, e quindi in pratica si va a vedere come si comporta ciascuno dei due giocatori, finché alla fine, vabbè, dobbiamo vedere trovato, e poi niente, andiamo avanti, insomma, chi vorrà vederne qualcosa di più mi potrà invitare quando crede e dove vuole, io vengo volentieri a fare presentazioni almeno di un paio d'ore nelle loro aule. Poi andiamo avanti, mi trovate poi su Google, il mio indirizzo email, lo trovate su Google, è gianfranco.gambarelli@unibg.it, ma lo trovate su Google, lì c'è addirittura una pagina di Wikipedia. Va bene, possiamo andare avanti. Punti di stella, andiamo avanti. Avanti. Via. Questo era il cammello che è sul mio libro di matematica, che si chiama Matematica indolore. È stato uno dei tanti affreschi che mi ha regalato Bruno Bozzetto, che è un mio amico qui di Bergamo, e mi ha fatto appunto, sapete, questo regista, che mi ha fatto appunto i disegni di questo libro. Possiamo andare avanti. Anche questo è Matematica indolore. Poi potrei anche, già che ci siamo, vi faccio vedere i due libri che vi suggerisco per quanto riguarda questa teoria dei giochi. Questo è appena stato stampato ieri, è una versione molto, molto divulgativa, molto all'acqua di rosa, di carattere introduttivo, che si chiama I giochi dei Nobel. Devo alzarlo, non so se di tu. No, perché. Siccome non ho la mascherina, teniamo delle distanze enormi. Allora, questo è I giochi dei Nobel, come vi dicevo, di carattere molto divulgativo, prezzi modici, mentre invece l'altro è molto più robusto, molto più completo, e si chiama Strategie, e questo è quello che viene utilizzato come testo di base. C'entrano un po' così, sì, per il corso di teoria dei giochi e delle decisioni qui a Bergamo. E è veramente solido, perché è stato scritto intanto da me, insieme a Cesarino, che l'avete visto poco fa, e insieme a Isabella Stark, che era una mia allieva, che adesso, diciamo, insegna all'Università di Cracovia. E in più ci sono molti coautori, nel senso che sono molti collaboratori, ognuno dei quali è un esperto di vari settori della matematica, tipo fasi set, tipo RAF7, eccetera. Ho cercato per lo più di avere i numeri uno in Italia di ciascuno di questi settori. E quindi questo libro recentissimo ha, diciamo, ha le voci più recenti nell'ambito dei giochi dinamici, dei RAF7, dei fasi7, dei giochi differenziali e così via. Quindi in quel senso lì è un libro interessante, in particolare proprio per chi vuole avere una bella base solida di teoria dei giochi. Qui possiamo andare avanti. Strategie miste. Vi posso solo aggiungere che finora io ho solo parlato a chiacchiere. Come vedete, ci sono poi degli aspetti geometrici interessanti, qui tanto per darvi un accenno, nel gioco a due persone fra due giocatori, appunto a due persone fra due giocatori, ecco, il concetto di soluzione cooperativa di Nash viene fuori
da una certa formula che corrisponde a un punto di tangenza, facciamo un clic ancora, vedete, fra un fascio di iperboli equilatere, dovrebbero comparire adesso, vedete, un punto di tangenza fra un fascio di iperboli equilatere e un certo poligono. E questa è la soluzione introdotta da Nash, una soluzione introdotta da Nash per giochi di due persone. Possiamo andare avanti. Ah, qui questo è un altro esempietto che riguarda la strategia dei sessi, ma mi sembrate troppo giovani, per cui lo saltiamo. Qui andiamo, siamo fuori orario. Andiamo avanti. Ah, ecco, questo è un concetto interessante, perché qui prelude un po' ai Nash equilibri. Questo è un esempio di un gioco a tre persone. Vedete, abbiamo il giocatore A, così, il giocatore B in orizzontale, il giocatore C in verticale. Ecco, ciascuno ha delle possibili mosse. Se per esempio il giocatore A usa la sua, non so, la terza mossa, il giocatore B usa la sua la quarta mossa e il giocatore C usa la sua sesta mossa superaria, vedete che dentro il cubetto ci sono le vincite dei tre giocatori. Non so quali sono le vincite. 3, 12 e meno 9. 3, 12 e meno 9. Posso farvi subito la domanda. Questo qui è un gioco a somma zero? E la risposta è cosa fa? 3 più 12 più meno 9. Non vorrei fare delle figure, ma la mia sensazione è che non faccia zero. E quindi già da questo si capisce che non è un gioco a somma zero. E ci sono anche qui delle tecniche per risolvere giochi di questo tipo. Ma il concetto più importante per giochi a n persone, dove n è maggiore o uguale a 2, è il concetto di Nash equilibrio, quello che vi aveva portato al 9. Nash equilibrio, come faccio a fare un esempio? Dovrei, per esempio, non so, parlare con tre di voi, riesco a parlare con tre di voi che mi danno i loro nomi e che possono interagire con me col microfono. Vediamo, c'è qualche un giovanotto, una fanciulla? Tutti timidi? Prego, prego. Allora, avanti. Tu chi sei? Io ci conosciamo, io sono Antonio Criscuolo, però penso che ci siano altri. Antonio. Ci sono altri che vorranno intervenire, prego, prego, prego. Quanti valletti ti servono? Vallette ti servono? Tre persone, non so, due vallette o viceversa. Io mi offro, prego. Uno anch'io. La seconda come si chiama? Francesca. Ah, Francesca, appunto quella di prima, fantastica. E poi sono terza. Sempre io. C'è una terza persona? Facciamo Cesarino che è qui davanti a me. Dai. Allora, Antonio, Francesca e Cesarino. Mi ripeto che non si siano offerti degli studenti. Allora, facciamo così. Cesarino, qui davanti a me, ha a disposizione tre possibili strategie. Ok? Francesca ha a disposizione quattro possibili strategie. Antonio, anche lui, tre possibili strategie. Supponiamo che Cesarino usi la sua prima. Ricordatevi i numeri perché io sono vecchio. Ma io qui ho bisogno dei suggerimenti però. Allora, Cesarino usa la sua prima, Francesco usa la sua seconda strategia e Antonio usa la sua prima strategia. Yes. In questo caso, se usano ognuno queste strategie, va a finire che Cesarino vince 5, Francesca vince 2 e Antonio vince meno 7. Yes? Bene. Supponiamo adesso che sia Cesarino che Antonio tengono fissa la loro strategia. Tu, Cesarino, hai usato la prima, se non ricordo. La terza. La terza. Scusa, sì, la prima. La prima. Lo stesso Antonio. Ecco, e Antonio usa anche lui la prima. E Francesca questa volta, prima aveva usato che cosa? La seconda. La seconda. Allora adesso, e quanto avevi vinto prima? 2. 2. Adesso invece tu cambi la tua strategia, invece di usare la seconda, usi la prima per esempio, in quel caso lì vinci meno 27. Torni immediatamente a usare la seconda, mi spiego? Ecco, il concetto di Nash equilibrio è proprio questo, cioè se tutti usano quel certo tipo di strategia e un solo giocatore, unilateralmente, solo lui, cambia la sua, quello che cambia la sua strategia praticamente non migliora la sua vincita. Ecco, se questo succede per tutti i giocatori, con questo tipo di distribuzione di strategie, questo è un Nash equilibrio.
Il concetto di nascita equilibrio è stato poi importantissimo nelle varie applicazioni, non solo economiche, perché proprio dava un punto di equilibrio che consentiva a tutti di avere dei buoni riferimenti. Andiamo avanti, qui non faccio in tempo a spiegarvi, puoi andare avanti ancora. Ecco, qui vi faccio semplicemente un esempio che riguarda il film A Beautiful Mind, giusto per farvi capire il concetto di nascita equilibrio. In quel film vi posso dire che c'è stato praticamente tutte le formule che erano scritte sulle lavagne non c'entravano niente con la teoria dei giochi. Erano formule di altre robe, di matematica, non c'entravano niente. Sui vetri delle finestre, anche lì, ecco, c'era solo una formula, diciamo, su un vetro di una finestra che però non era certo dovuta a Nash, perché era venuta fuori una ventina d'anni dopo i risultati di Nash. Quindi le formule non c'entravano. E quindi, in generale, comunque nel film, non si parlava mai di strategie. L'unica situazione in cui venivano fuori dei risultati di carattere strategico era quella del bar, dove c'erano tre giovanotti e Nash che stava uscendo, e questi tre giovanotti sono lì che non so se stanno giocando a biliardo o qualcos'altro, e in bel momento entrano quattro fanciulle, tre delle quali sono tre morettine che diciamo non sono granché, ecco, devo dire, da come ho visto prima, qui le morettine sono tutte bellissime, ma ecco, quelle tre lì erano un po' sfortunate, mentre c'è una bionda che è una cosa, una strada, non so come si dice, fantastica. Allora, evidentemente, Nash che sta uscendo vede i suoi tre amici che sono lì che di colpo concentrano tutti e tre i loro occhi, i loro sei occhi, sulla bionda. E allora Nash si ferma e dice, sentite, se adesso vi buttate tutti e tre sulla bionda, va a finire che le tre morettine si offendono tantissimo e se ne vanno, e voi rimanete lì in tre a spennarvi su una, e alla fine so già come va a finire, che anche quella se ne va, e voi rimanete lì a giocare a boccette. Quindi la soluzione che vi suggerisco è buttatevi ognuno su una morettina, la bionda la lasciate al suo destino, e avete una bella seratina tranquilla, e poi chissà. Questo era un po' il discorso di Nash, adesso era un po' condito con problemi di parenti, ottimalità e roba del genere, però la sostanza era questa. Ecco, io vi chiedo, secondo voi quel tipo di soluzione è una soluzione cooperativa per giochi a due persone, una delle soluzioni cooperative di Nash, come quella della tangenza, delle iperboli, di cui vi avevo parlato prima, per giochi a due persone? E la risposta ovviamente è no, perché i giocatori quantomeno sono tre, i tre giovanotti, anche se effettivamente dovremmo aggiungere anche il parere delle fanciulle, perché anche quelle non vanno lasciate in piedi, ma vanno fatte sedere e non sono divanetto. Allora, quindi comunque non è una soluzione cooperativa per giochi a due, sono più di due i giocatori. Seconda domanda, questo tipo di soluzione è un Nash equilibrio? E la risposta è, se il primo giovanotto va su una morettina e il secondo giovanotto va su una morettina, al terzo giovanotto conviene andare sulla morettina? No, la risposta è che al terzo conviene andare sulla bionda. Quindi questo non è un Nash equilibrio. La morale è che l'unico esempio di strategia presente nel film non c'entra niente con le soluzioni di Nash. Vi posso aggiungere una cosa importantina, che c'era il signor Harold Kuhn, ve ne parlerò, non so se faccio in tempo a farlo anche vedere. Harold Kuhn, che è oltretutto un mio amico, era consulente di Ron Howard, il regista. Ron Howard era quello di Happy Days, non so, quello con i capelli rossi di Happy Days, è diventato regista, era il regista di A Beautiful Mind. Consulente era Harold Kuhn, che era un amico di Nash, che aveva un studio a Princeton vicino a Nash, e che in sostanza era un matematico importantissimo, perché Kuhn diciamo, è quello che ha introdotto il teorema di Kuhn-Tucker, fondamentale per la programmazione in generale, lineare e non lineare, per applicazioni di ogni genere, e forse l'unico, credo che sia l'unico matematico
che era vivente fino a pochissimi anni fa, il cui nome era sui testi di base di matematica, quindi era effettivamente un personaggio importante. Era il consulente di Ron Howard. Dopo che c'è stata questa presentazione legata a questo tipo di formula, Kuhn ha litigato tantissimo con Ron Howard perché non lo considerava un esempio adatto a Nash, e alla fine è stato lui che si è dimesso da consulenza del film. Qui possiamo andare avanti. Ecco, qui ci sono un esempio di come i giochi in forma estensiva possiamo andare avanti, giusto per farvi capire come, per esempio, si può modellizzare la dama. Vedete in alto a destra, si crea il modello con un clic. Ecco, poi si fa un clic di qua e vedete che si muovono le pedine. Clic, si muove, ecco. E allora lassù si crea in generale questa struttura. Fai un po' di clic, vedi come si creano le varie possibili strutture e alla fine si trova la soluzione del gioco con il gioco, insomma, in forma estesa. Poi è chiaro che per le soluzioni in generale della dama non si usano solo i giochi in forma estesa, ma anche altre tecniche che non sto a raccontarvi, però i giochi in forma estesa sono la base di questo tipo di soluzioni. Qui possiamo ancora andare avanti. Vai. Vedete, qui si forma il grafo completo e poi alla fine si vede come può essere il discorso per ciascuno dei due giocatori, qual è la procedura ottimale per lui. Ma non ve la dico, ovviamente, così venite a trovarmi. Possiamo andare avanti. Ah, qui c'è un discorso legato a... Sì, ha un discorso un po' più recente, cioè qualcosa sul gossip, anni recenti, storia proprio di poco fa. Andiamo a vedere. Ecco, vi posso spiegare come... Quanti anni, quante ore sono adesso? 17:20 circa. Quindi abbiamo tempo, posso andare con calma. Allora, perché ho cercato di saltare tutta la parte didattica, eventualmente ci sarà spazio per le domande. Questo qui è il signor Robert Aumann, che è un premio Nobel, uno di quei premi Nobel che vi avevo citato prima, però questo è ancora più importante dei premi Nobel perché è il boss dei boss, è il mamma santissima, è quello che decide quali saranno gli altri Nobel. Quindi è un personaggio importante di Gerusalemme. Ecco, in sostanza c'è stato un anno in cui lui festeggiava i 65 anni, andava in pensione, quantomeno pensione ufficiale dell'università, perché poi lui è andato avanti ancora molti anni a lavorare per i giochi. E quindi questo Aumann aveva il 65esimo compleanno e c'è stata una festa a cui hanno partecipato diversi studiosi di teoria dei giochi a Gerusalemme, dove abitava lui, e sono arrivato là anch'io. Arrivo a Gerusalemme e facciamo un clic, e c'era là a Gerusalemme questo mio amico che era Guglielmo Owen, quello di cui vi ho parlato prima, che era la fase Gutenberg della teoria dei giochi. E Guglielmo Owen, a festeggiare appunto Aumann, e insieme a Guglielmo Owen mi sono trovato anch'io. Erano arrivati insieme i primi tre premi Nobel che erano stati consegnati, erano appunto uno a Nash, uno a Selten e uno a Arsani. Owen conosceva bene Nash, e quindi è successo che Owen mi ha presentato Nash. Devo dirvi come storia che Nash, forse un po' tutti la conoscete, la storia di Nash, che aveva ottenuto i suoi risultati importanti all'inizio degli anni 50 e poco dopo è stato colpito da una forte malattia, dalla schizofrenia in sostanza, e con questa malattia ha dovuto rinunciare al proseguimento dei lavori in università e ha cominciato a fare una peregrinazione fra i vari lavori, cioè fra i vari ospedali, e nell'ambito di questa peregrinazione faceva elettroshock, cose incredibili, finché più recentemente sono riusciti a trovare degli psicofarmaci che l'hanno un po' curato, e dopo questi psicofarmaci finalmente ha cominciato a uscire. Poi cos'è successo però? Negli anni, 50 anni dopo il 44, che è stato un po' la nascita ufficiale dei giochi per l'economia, il famoso libro di von Neumann Morgenstern, passati 50 anni dopo il 44, cosa va? Riuscite a fare i conti?
Sì, 94. Ecco, nel 94 gli economisti hanno voluto, diciamo, onorare la teoria dei giochi dando un premio Nobel, a qualcuno che effettivamente andava per la maggiore per i giochi. In quel periodo andavano per la maggiore due personaggi importanti, Selten e Ersani. Solo che questi due signori avevano ottenuto i loro risultati basandosi sui risultati di Nash, il quale Nash, pur non essendo operativo nell'ambito dei giochi, però era lì che ballonzolava, che per Princeton aveva il suo appartamentino e girava di qua e di là, non aveva più nemmeno collegamenti con l'università. Allora è successo che questi qua non potevano dare il Nobel solo a quei due lì, ma dovevano per forza dare il Nobel anche a Nash, che era vivo. Allora ha mandato effettivamente uno a verificare che Nash non si sarebbe messo a ballare nudo sulla scrivania quando avessero dato il Nobel, e hanno visto che effettivamente potevano arrivarci. E così gli hanno dato il Nobel. Io ricordo una delle cose carine, perché c'era Kuhn, questo, anzi, mi stai facendo vedere la panchina, bene, la panchina la vediamo fra un momento. Kuhn, qualche, io avevo molto amico, perché Kuhn è stato diverse volte a Bergamo, e vabbè, insomma, e lui comunque era molto amico di Nash. È successo che a un certo punto è stato lui a presentare Nash a Gerusalemme nella cerimonia, ma prima è stato lui ad annunciare a Nash che gli avrebbero dato il Nobel. E la risposta di Nash è stata, me l'ha poi detto la moglie di Kuhn e Stella, che aveva invitato a cena Nash e Alice a casa loro, e dice, la risposta di Nash è stata: ma danno il premio a tre persone insieme, ma a me danno il premio intero o lo dividono per tre? Questa era la risposta alla lezione di Nash. Vabbè, allora andiamo un po' a questa situazione quando l'ho conosciuto io. Ecco, festa di Owen, Owen mi presenta Nash, e a un certo punto cosa succede? Che Nash era ancora molto frastornato da gente che voleva gli autografi, che voleva le foto, che voleva la quinta, e quindi si ritirava, era sempre chiuso come un istrice. E un bel momento io ero lì invece su una panchina, così nel giardino di Alman, e ero lì che stavo facendo dei miei appunti e stavo lavorando per conto mio, e vedo lì Nash che fa un giretto lì nel giardino, ballonzola di qua e di là, e viene a un certo punto a sedersi sulla panchina lì vicino a me. Io gli ho fatto un cenno così di saluto e sono andato avanti a lavorare sulle mie cose. Forse lui si è sentito un pochino incoraggiato dal fatto che io non stavo col fiato sul collo per dirgli: ah, mi dai l'autografo per i miei bambini, cosa del genere. E quindi dopo un po' siamo stati lì in silenzio, e lui ha rotto un po' il silenzio, ha cominciato a parlarmi dei fiorellini, del prato, cioè di cose banali, e siamo stati lì a chiacchierare con molta serenità e tranquillità, del più e del meno, senza nessun, diciamo, fiato sul collo da parte mia. È successo che poi, dopo un po', io mi sono alzato e sono andato via, perché avevo un appuntamento da un'altra parte, mi sono buttato via. Ricordo che, tra le altre cose, gli avevo anche chiesto come era stata la cerimonia del Nobel, e lui diceva: ah, una grande confusione, mi portavano di qua e di là. Poi a un certo punto Harold Kuhn ha fatto la presentazione lì, io mi sono trovato a stringere tante mani, e vabbè, insomma, erano tante cose simpatiche. Vabbè, con questo, in questa panchina, è stata la protagonista del nostro incontro. Poi, dopo nel pomeriggio, mi vede lì in un angolo in casa di Auman, dove stavamo facendo un wine and cheese, cioè ci aveva offerto a tutti i partecipanti un qualcosa a casa sua, e noi dentro Nash mi si avvicina e mi dice: ma c'è stato Auman che mi ha fatto una lunga presentazione della teoria dei giochi e degli sviluppi degli ultimi 40 anni, perché Nash era rimasto tagliato fuori da tutte queste cose. E quindi Auman mi ha fatto una full immersion in questi ultimi 40 anni, e io sono qui ancora un po' sballottato, però, diciamo, mi piacerebbe estendere il concetto di soluzione che avevo trovato per giochi a due persone, quello lì famoso della tangenza nell'iperboli, ecco, estenderlo al caso di n giocatori. E avrei questa idea qua. E io gli ho detto, semplicemente perché avevo studiato tutto lì, ho detto: guarda che però 20 anni dopo di te c'è stato uno che ha provato a seguire questa strada e però si è trovato male per questo e quest'altro motivo, per cui la soluzione che avevo trovato non era stabile, e in sostanza
gli ho un pochino fatto così da consulente, e lui è andato via così, e se n'è andato e è tornato a Princeton. Da lì ha cominciato a mandarmi delle email a casa mia, c'è queste email, e io le aprivo e vedevo che lui mi parlava, qualche volta mi parlava di episodi di famiglia, ieri ho litigato con Alicia, di qua e di là, e qualche volta invece mi parlava di idee che gli erano venute, finché a un certo momento possiamo andare avanti. Qui cosa c'è? La busta gialla. Ah sì, a un certo momento mi arriva, puoi fare un click, mi arriva a Bergamo questa busta, vedete, con dentro diciamo alcuni fogli di carta, dove lui aveva preparato uno sviluppo di quest'idea che gli era venuta proprio da quel periodo, e in questa busta gialla che conservo ancora gelosamente c'era la lettera di accompagnamento, forse c'è ancora qui. Ecco, in questa lettera di accompagnamento potete vedere che in pratica lui cosa ha detto? Ma io in questa roba qui, in questo fascicolo, insomma, ho scritto, ho riferimento a diverse persone, e in sostanza in questo momento io sto mandando questa bozza alle persone che ho citato in questo lavoro. E le persone che ho citato in questo lavoro erano Selten, che aveva preso il Nobel insieme a lui, Shapley, che avrebbe preso il Nobel in seguito, e poi l'altro che era, aspetta, Gomez, che non so chi sia e spero che non sia quello della famiglia Adams, e l'altro ero io, e quindi chiedo suggerimenti a loro. Infatti io poi gli avevo mandato un lungo email dove effettivamente gli avevo dato dei suggerimenti, e le cose sono andate avanti così. Poi facciamo un altro click, cosa c'è qui? Ah, qui era un'altra testimonianza di Nash, questo di pugno suo, in cui mi fa l'onore di parlare bene di me. Vediamo un po' cosa c'è. Diciamo così, c'erano dei riferimenti e cose mie. Va bene, possiamo andare avanti. Questo cos'è? 96. Ecco, nel 96 cosa succede? Che poco dopo che ci eravamo conosciuti nel 95, io stavo organizzando a Bergamo un convegno internazionale di teoria dei giochi. Avevo invitato vari personaggioni di ogni genere, da tutto il mondo, però non è che avessi invitato come invited speaker Nash, perché non credevo che fosse, diciamo, disponibile ancora nel suo stato mentale, eccetera, a fare una roba del genere. Però mi sono trovato che al mio convegno c'era iscritto anche Nash, per cui ho già avuto un piacere enorme, insomma, quindi gli ho riservato una relazione fenomenale, nel senso che il sabato pomeriggio, in cui di solito non ci sono mai relazioni, o perlomeno se c'è qualche relazione è quella dei più sfortunati, allora io invece ho fissato questa relazione il sabato pomeriggio, e quindi in pratica è stata grandiosa, perché lui poi ha fatto questa roba, era ancora molto timido, chiuso, era girato verso la lavagna, no, parlava piano e così via, però dovete immaginare, lì su in Salvecchio c'era l'aula 4 che era strapiena di gente, i corridoi, le altre aule collegate in videoconferenza, un silenzio così non c'era mai stato e non ci sarebbe mai stato più nell'Università di Bergamo. E poi è stata un'emozione incredibile, perché poi alla fine di tutto questo io ho preso questi convegnisti, li ho portati alla trattoria dell'Alpino, quello sui Colle dei Roccoli, e lì così abbiamo fatto. Vabbè. Poi in seguito gli era talmente piaciuta questa trattoria dell'Alpino, perché è su una struttura fatta di rocce, di sassi, caminetto, eccetera, che poi anche negli anni successivi, quando è venuto a Bergamo, ogni volta voleva andare alla trattoria dell'Alpino. Quindi andiamo avanti. Cosa c'è? 97. Sì. Ecco, l'anno dopo è tornato a Bergamo insieme a Kuhn, questo Kuhn di cui vi ho parlato prima, e insieme tutti e due sono stati via una settimana a Bergamo, ancora con me, insomma, abbiamo un po' lavorato insieme, e poi veniamo. Ah, ecco qua, questo qui. Vedete, questo qui a sinistra sono io qualche tempo fa. Poi abbiamo Uristani, che era un mio studente, che poi adesso è diventato un grande boss della Allianz a Monaco di Baviera. Poi c'è questo giovanotto qui che, dunque aspetta, vicino a me c'è Cesarino Bertini, che è quello di fronte a me, che è diventato
ereditato il mio corso qui a Bergamo, poi in Guistani, quello di cui vi ho parlato adesso, e questo qui a destra è Harold Bloom. Questi sono a casa mia, una cena a casa mia. Possiamo andare avanti. Qui cosa c'è? Di Freddy, Auman. Ah sì, ancora più recente. Ah, questa è una cosa divertente. Possiamo andare avanti perché in pratica, vedete, questi qui sotto, vedete, sono Auman, questo qui a sinistra, poi c'è Nash, poi c'è Udi Freddy, poi ci sono gli Udi Freddy, più Giorgio Udi Freddy ogni tanto compare qua e là. Cosa succede? Che c'era Udi Freddy, in un altro anno in sostanza, per le Olimpiadi della Matematica, aveva organizzato a Roma un qualcosa in cui erano presenti Auman e Nash. E Nash mi manda un'email, dice guarda che vengo in Italia, vengo a Roma e poi vado anche a Brescia per una conferenza, e dice mi farebbe piacere passare a salutarti. E io gli faccio, ma per carità, vieni direttamente quella sera lì a casa mia, ceniamo in compagnia, avevo anche Alice e sua moglie, ceniamo in compagnia a casa mia, poi ti porto all'albergo dove vai di solito, a Bergamo, e il giorno dopo ti porto io a Brescia. E lui dice, sì sì, molto volentieri, però dice, sono qui con Auman, questo qui all'estrema sinistra, quello famoso di cui avevo parlato prima. E gli faccio, vabbè, porta anche lui. E così è andato a finire che c'era di mezzo di Freddy, e mi sono trovato a cena quella sera lì, questi vari personaggi, quindi Auman con la moglie, Nash con la moglie, Alice, di Freddy e io, no? E nel momento, nel corso di questa cena, succede che avevamo un problema un po' delicato, perché Auman, essendo di Gerusalemme, molto ligio alla religione, eccetera, eccetera, voleva che solo cena di cucina kosher, cosa che noi non conoscevamo. E però ci siamo dati da fare tantissimo, per cui alla fine, insomma, lui è stato soddisfatto. Alla fine della cena, Auman si alza cerimoniosamente e chiede a Udi Freddy di tradurre in italiano tutti i suoi ringraziamenti e compiacimenti, perché malgrado gli ostacoli di questa cena, forse eravamo riusciti a creare una cosa che gli era molto gradita. No? Intanto che Auman parlava, Udi Freddy traduceva in automatico. Non avete capito un tubo. Mi avete dato a mangiare delle cose orrende, schifose, blasfeme, per cui andrò all'inferno. Tutto così, no? Nash, che non sapeva l'italiano, è stato il primo che se ne è accorto, è cominciato a rotolarsi su una poltrona e via, siamo andati avanti così. Comunque il giorno dopo siamo andati insieme a Nash. Poi Udi Freddy è anche tornato la volta successiva che Nash è venuto a Bergamo, perché in pratica posso dirvi con tutta franchezza che Nash era molto chiuso, non aveva amici, aveva pochissimi amici, l'unico che aveva negli Stati Uniti era Kuhn, e in Europa praticamente eravamo io e Udi Freddy, io soprattutto perché ci siamo poi incontrati tantissime volte in tantissime altre, in tantissime occasioni, e lui ogni volta nei vari convegni internazionali di qua e di là mi veniva a prendere e mi portava al suo tavolo. E quindi in sostanza, quando poi è successo che è venuto fuori il film Beautiful Mind, quando hanno saputo che io un po' ero un amico di Nash, hanno cominciato a tempestarmi di quelli dell'Eco di Bergamo, mi ha chiesto di scrivere un articoletto su di lui, e dopo di questo articoletto mi sono venuti, diciamo, giornalisti da tutta Italia, e mi sono trovato su tutte le riviste, quelle che si leggono dal Barbiere, Visto, Chi, cose del genere, ma anche ovviamente sul Venerdì Repubblica, eccetera, e mi hanno appunto intervistato su queste cose, giornalisti che venivano da Roma, da qui e da là, e vabbè, insomma, è andata anche questa. Possiamo andare avanti? Ecco, questo è un'altra, un episodio divertente e simpatico per me. Qui siamo a San Paolo di Brasile, dove avevano organizzato un convegno in onore del cinquantenario dei Nash Equilibri. Questo qui a sinistra, vedete, è Sergio Hart, che era il presidente della Game Theory Society, quindi il grande capo della Società Mondiale di Teoria dei Giochi, con migliaia di partecipanti. E io, siccome Nash voleva sempre me al suo tavolo, mi sono trovato a cena insieme a questi qua, e al tavolo della conferenza, e a un certo punto cosa succede? Che avevano nelle varie relazioni organizzato una cosa importante, era un convegno con un migliaio di partecipanti, e c'erano di mezzo 8 premi Nobel. Di questi 8 premi Nobel li avevano radunati in coppia, 2 a 2, in modo tale che poi uno faceva
il chairman, il presentatore, e l'altro faceva la relazione, poi si scambiavano i ruoli e l'altro diventava chairman e questo diventava il presentatore. E questo succedeva per tutti. In quel momento arriva il momento della relazione di Nash, io sono lì che sto girando giù nel backstage, nella zona appunto fuori dal palco, e lo incontro lì e gli faccio: "Hey, are you ready? Sei pronto?" E lui era lì un po' incerto, dice: "Ma no, non so perché." E dico: "Ma perché?" "Ma perché non ho mai fatto il chairman." E dico: "Ma guarda, mi è banale, non fai altro che dire ladies and gentlemen, c'è due part." E questo parla, poi alla fine, quando mancano 5 minuti, gli dai una gomitata, lo avvisi e sei a posto. E lui era lì un po' incerto, a un certo punto io lo saluto, vado a sedermi lì nel grande auditorium di migliaia di persone, abbastanza di fronte a loro. Allora si vede che Seth Hart si siede lì, poi arriva Nash, fa faticosamente i suoi scalini, si siede da parte, tira sugli occhi e mi viene lì seduto di fronte a lui, no? Allora cosa fa? Si ferma, si rialza, scende sugli scalini di nuovo faticosamente, arriva lì vicino a me e mi fa: "Senti un po', dice, tienimi libero il posto vicino a te che mi aiuti a fare il chairman." Va bene. Allora cosa fa? Torna su, prende il microfono, dice: "Ladies and gentlemen, Sergio Hart," questo qua di sinistra. Poi lascia giù il microfono e viene lì a sedersi vicino a me. Vabbè. Allora comincia a parlare Hart, parla, dopo un po' vedo che arrivano i minuti e dico a Nash: "Voi bisogna dire di fermarsi, avvisarlo." E Nash non se la sentiva, mamma, chissà. E dico: "Non se la sentiva." A un certo punto questo qui strafora, va fuori di un minuto, due minuti, cinque minuti rispetto ai tempi prescritti, e allora cosa faccio? Tiro su una mano così, segnando l'orologio, guardo Hart e gli faccio un segno così con l'orologio. Allora mi guarda: "How much?" E dico: "Finish." E così Nash è andato su a parlare lui. Questa è una cosa carina di San Paolo. Possiamo andare avanti? Istanbul? Sì, poi ci siamo trovati anche in altre occasioni, una volta a Istanbul. Ci sono tanti episodi che non ho più il tempo di raccontarvi, ma tante cose. Anche in Cina siamo stati a Pechino. Vabbè, possiamo andare avanti. Bergamo con i freddi, Oslo. Sì, di nuovo a Bergamo con i freddi e così via. E poi alla fine... 2015, Oslo, il Nobel Prize. Ah sì, poi nel 2015 è andato appunto il Nobel a Nash insieme a Selten e Arsani. Ok, possiamo andare avanti. No, aspetta, Sì, 2015 è quando è finita la storia di Nash. Ah, non capisco. Ah, cioè quando è morto, no? Sì, non capivo. Gli ha dato il premio Abel e è andato a ritirarlo. Sì, questo praticamente purtroppo è la fine, non capivo un po' le date. Perché purtroppo questa è la fine, nel senso che era successo che avevano dato un premio importante a Nash, a Oslo, e poi lui è tornato insieme a sua moglie Alicia, è tornata in aereo, e poi dall'aeroporto hanno preso un taxi per tornare a Princeton, e questo taxi a un certo punto ha capottato, e purtroppo sono morti tutti e due. E questa è stata, diciamo, la fine di questa nostra amicizia. E possiamo andare avanti. Questo cos'è? Differenza fra il film... Differenze fra il film e la realtà. Alcune differenze, tante volte me lo chiedono, ma il film è tutto giusto, c'è qualcosa di giusto, di sbagliato, eccetera, eccetera. Vediamo se c'è qualcosa che posso raccontare. Dimmi. Il suo nome? Ah, vabbè, sì. E la pronuncia, molti lo chiamano Nash. In realtà, io lo so perché sono sempre stato abbastanza spesso con lui, lui si faceva chiamare Nash, quindi... No, il nome è proprio John Nash, i Nash equilibri, i Nash soluzione, eccetera, eccetera. Quindi questo è importante saperlo. Poi, questi sono i due personaggi del film, Ron Howard e Jennifer Connelly, quelli veri, sono un po' più appetibili. Mentre, se possiamo andare avanti, vediamo qui in primo piano, qui c'è Alicia, questa qui vera, vedete? E la cosa divertente che forse non riuscite a immaginare, ma perché qui non c'è Nash, perché era quello che stava facendo la foto. Possiamo andare avanti.
Ecco, qui possiamo fermarci un attimo perché mi hanno registrato, l'ultima volta che è stato qui a Bergamo, mi avevano registrato la sua, il colloquio che abbiamo avuto, e quindi vediamo se Cesarino riesce a metterlo in linea. Si riesce a alzare un attimo, sì, un secondo, andiamo subito. So, what connections you have found between cooperative and non-cooperative games? You know, there is something where I'm working at the present time. Well, it's pretty old, and I don't mean continuous. But I discovered recently that there are some methods that some new methods that seem to help to use the non-cooperative approach in relation to cooperative games. If you start with a game of three players, and you can take a game that's described in a form used by Norman Morrison, the characteristic function, which well described and completely described for them. But it doesn't describe how they should cooperate or how what they should do. Va bene, può bastare. Era giusto per ricordare questa persona eccezionale. Diciamo differenze tra effimera e realtà. Qui c'era la storia del bambino, in realtà poi nasce aveva avuto due figli, un figlio in precedenza in Germania con una infermiera, e questo figlio è rimasto però separato da Nash per tantissimi anni, si sono incontrati proprio in anni molto recenti e non hanno però avuto dei grandi rapporti fra di loro. Invece questo qui era il bambino che Johnny, che peraltro mi è rimasto anche molto affezionato, Johnny, che peraltro ha avuto dei problemi anche lui di schizofrenia come Nash, e quindi mi è venuto spesso a trovare anche Johnny a Bergamo insieme a Nash, e però purtroppo è stato molto sfortunato come persona e vive tuttora a Princeton. Possiamo andare avanti. Ecco, qui vedete la questione dei militari, no? C'era una fase del film Beautiful Mind in cui sembrava che Nash avesse avuto dei rapporti con i militari. In realtà con i militari non ha avuto nessun rapporto, e quindi questa è una parte completamente fantasiosa. Possiamo andare avanti. La storia della cerimonia delle penne, anche quella della cerimonia finale in cui tutti i matematici lasciavano la loro penna sulla scrivania del festeggiato, per dire in sostanza che non erano più degni di scrivere con niente rispetto a lui. In realtà questa è una cerimonia che non è dei matematici di Princeton, ma è di Ron Howard, degli sceneggiatori, introdotto da Ron Howard, quindi non c'entra con Princeton. Possiamo andare avanti. Le formule, come vi dicevo, tutte queste formule qui non c'entrano niente con i risultati di Nash, tranne, nessuna praticamente c'entra con i risultati di Nash. Possiamo andare avanti. Questa è la relazione finale, che in realtà a Stoccolma non è stata tenuta, nel senso che Nash non ha parlato a Stoccolma, ha parlato solo con quello che lo presentava, spiegando tutti i meriti di Nash. Kuhn, fra l'altro, è stato molto amico mio perché è venuto a trovarmi a Bergamo molte volte, e purtroppo anche lui è recentemente scomparso. Possiamo andare avanti. Questo cosa c'è? Gli altri nodi. Ah, sì, altri nodi. Guardate cosa. Che ore sono? Ma credo che dovremmo fare un po' la svelta. 17:45. Sì. Sì. Scusa Gianfranco, no, puoi scegliere se interrompere ora o ancora. Ancora per qualche minuto. Faccio 5 minuti finali, un po' la svelta e poi via. Sì, così raccogliamo le domande poi per la seconda parte. Grazie. Questa è la storia di Myerson. Myerson, eravamo dove? A Istanbul, sì. Sì, cosa succede? Che
a Istanbul, dunque ero al convegno mondiale di teoria dei giochi e praticamente ero chairman di una sessione, diciamo quello che gestisce un po' tutte le relazioni. Era una sessione nel primo pomeriggio, io nel primo pomeriggio dormo. E quindi l'idea di dover stare sveglio per ascoltare tutte queste robe, gestire di qua e di là, era stata un po' pesantina. Però insomma ero lì a presentare queste robe e succedeva che mentre parlavano i vari relatori, io parlavo per ultimo, mentre parlavano i vari relatori, c'era uno che alla fine o nel corso delle relazioni interrompeva, faceva domande, interveniva. E a un certo punto io vedevo che disturbava un po' la storia, allora gli ho fatto cenno, come dire, fermati, fagli dopo le domande, abbi pazienza, con un sorriso, e poi via, siamo andati avanti fino alla fine. Alla fine ha riempito di domande me sulla mia relazione, e poi finalmente ce ne siamo andati. Io lì con Franco Fragnelli, mio amico che può testimoniare, alla fine, stanco, morto, prendo Fragnelli, diciamo insieme, siamo andati verso la zona del tavolo dei coffee break. E mentre camminavamo in quella direzione, erano un centinaio di metri a piedi nel viale, mi si affianca di nuovo questo personaggio e comincia a dirmi: ma non si potrebbe aumentare, far così, far cos'ha? E io alla fine non ne potevo più, gli dico: senti, il mio indirizzo ce l'hai, viene all'ambito dei partecipanti, mandami qualcosa di tuo e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa insieme, mi fa molto piacere. E così finalmente mi sono aggrappato a una caffettiera e mi sono bevuto il mio caffè. Allora questo se n'è andato e Fragnelli mi fa: ma sai chi era quello lì? Chi era? Era Roger Myerson, neo premio Nobel per l'economia. E così io non me ne ero manco accorto, perché oltretutto ci vedo anche poco. Per cui poi in seguito Myerson mi ha anche scritto, ci siamo scambiati delle email, ma non siamo poi andati avanti molto. È stato molto gentile. Possiamo andare avanti? Questo che è Zego, era il mio grande capo in università, e tramite Zego avevo conosciuto degli importanti personaggi. Uno di questi è Franco Modigliani. Ecco, Franco Modigliani, che è venuto a Bergamo diverse volte, quindi tramite Zego avevo interagito un pochino con Franco Modigliani. Poi Arsani. Questo Arsani, anche quello l'ho conosciuto a Milano, al Palazzo delle Stelline, e abbiamo cenato insieme, vabbè, insomma. Andiamo avanti ancora. Ecco, questo è Shapley, questo è importantissimo, perché Shapley è un personaggio che ha avuto un impact factor praticamente simile a quello di Nash. È quello che ha risolto i problemi dei giochi cooperativi a N persone. Shapley però aveva un carattere molto, molto ostico, molto chiuso, e aveva difficoltà di interazione con altre persone. Cosa è successo? Che un bel momento, facciamo un click, diciamo che un bel momento, cioè, torniamo un attimo indietro, cosa succede? Che un bel momento Shapley aveva trovato un certo tipo di risultato nel 1953, molti anni prima di cui riceve il Nobel, molti anni prima, e una volta si trova a seguire una scuola estiva a Varenna, in Villa Monastero, sul lago di Como, che è abbastanza vicino a Bergamo, e a un certo punto io mi sono trovato a Villa Monastero, anch'io, a ascoltare, a partecipare a questa scuola estiva. E cosa è successo? Che Zego mi aveva poi messo in contatto con Shapley, perché io avevo nel frattempo elaborato un certo tipo di concetto di soluzione che poteva sembrare interessante. È successo, adesso qui posso andare avanti, andiamo velocemente, perché ormai non abbiamo più tempo, semplicemente vi posso dire che questo concetto di soluzione l'avevo introdotto per giochi a due persone, e però l'avevo trovato anche introdotto per giochi a più di due persone. Ecco, diciamo che Shapley, nei giochi a due persone, aveva dimostrato che il suo valore di Shapley, la sua soluzione, era il baricentro di un certo insieme di possibili soluzioni, diciamo il baricentro in geometria di questo segmento nel caso dei giochi a due persone. Poi andiamo avanti, nel caso dei giochi a tre persone, aveva trovato che era ancora il baricentro di un certo triangolo, ma solo per particolari classi di giochi a tre persone. Ecco, io mi sono poi deciso a ragionare su sta roba perché ho avuto un colloquio, un lungo colloquio con Shapley, appunto il mio grande capo Zego,
mi aveva messo in contatto con Scheble, e ci siamo trovati lì su un tavolo di pietra a Villa Monastero di Varenna e abbiamo chiacchierato moltissimo su questa storia, finché alla fine io me ne sono andato per conto mio in albergo e ho cominciato a scrivere qualcosa in seguito al colloquio con Scheble, e da lì facciamo un click e è venuto fuori che ho costruito in generale per caso a n persone, non solo per n uguale a 3, un simplesso dello spazio n dimensionale, il cui baricentro era sempre e comunque il valore di Scheble. Poi ho presentato, vedete, in questo articolo che era stato pubblicato su Optimization, avevo poi ringraziato ufficialmente Scheble per l'idea che mi aveva dato di studiare questi tipi di problemi, e quindi in realtà poi è successo che Scheble ha saputo, insomma, si è felicitato con me. E possiamo andare avanti, credo che siamo arrivati in fondo. Ale, grazie di tutto. Noi abbiamo raccolto un po' di domande. Sì. E chiedo a Francesca Pedinazzi se vuole intervenire lei a questo punto, o io intanto inizio con un'osservazione di una collega, Anna Maria Baccan, la quale si esprime in questi termini, quindi te li riferisco. Grazie mille, affascinante e avvolgente la sua storia. E chiede il titolo dei testi che hai nominato durante la lezione. Quindi io direi solamente i titoli, perché sì, poi dopo noi riferiremo in ogni caso con un'email le indicazioni di più. Scusa, sono inquadrato? Sì, sì, tu sei inquadrato, quindi non ti preoccupare più della presentazione, quindi, perché adesso non ti chiedo la presentazione. Questo si chiama I giochi del... Alza un po'. Aspetta, perfetto. I giochi dei Nobel, edito da Delfino di Milano. Prefazione. E questo di carattere... prefazione di Odifreddi, questa è la prefazione che mi ha fatto lui. E questo è di carattere molto, molto introduttivo, divulgativo, una cosa così molto all'acqua di rose. E invece il secondo, quello effettivamente tosto che usiamo nelle lezioni, è quello di Bertini, Gambarelli, Staff, e si chiama appunto Strategie. Alzano ancora un po', per favore. Strategie di Bertini, Gambarelli, Staff, edito da Giampichelli di Torino. Ringrazio per la collega per la definizione di avvolgente, non mi era capitato mai. Avvolgente no. Peso 120 kg, quindi credo di poter essere abbastanza avvolgente. Comunque tutto virtuale, per cui va bene così. Sul confronto però fra la teoria dei giochi e, diciamo, quella tradizionale iniziale, la teoria dei giochi combinatori, cosa puoi aggiungere rispetto a questo? Posso aggiungere che in pratica la formula di Scheble, quella per dare una soluzione a un gioco a n persone, una soluzione di carattere cooperativo per giochi a n persone, è un concetto di soluzione che è basato sull'analisi combinatoria, perché praticamente si va a vedere come inizialmente c'è un giocatore, poi un secondo giocatore si avvicina e dice vorrei mettermi insieme a te, e allora il primo dice ma che contributo mi dai, e lui ti dice ti do la differenza tra quello che avremmo giocando insieme noi due e quello che invece tu avevi tu giocando da solo. Allora poi arriva un terzo giocatore e dice ma posso mettermi insieme a voi, magari la giocatrice Francesca, noi due, io e questo qua, ci guardiamo Francesca e diciamo wow, molto volentieri. Poi diciamo qual è il contributo che ci dai, e lei dice vi do la differenza tra quello che avremmo noi tre insieme e quello che avevate voi due prima di senza di me. E quindi si crea in sostanza la formula che dà, diciamo, la ripartizione della torta generale fra i vari componenti, diciamo come una formula di carattere combinatorio. Ci sono n su k, una cosa del genere. Ecco, poi si sono sviluppati altri studi di modifica del valore di Scheble. Ecco, vi parlavo prima di Guglielmo Owen, questo mio amico con cui ho fatto altri lavori, che in sostanza ha migliorato il valore di Scheble per casi nei quali alcuni giocatori hanno propensioni ad allearsi
piuttosto che con altri. E quindi ci sono ancora degli aspetti combinatori in queste cose. L'osservazione della professoressa Rosa Mottola, che dice: in Italia la stessa teoria di Monash fu sviluppata dal matematico Ennio De Giorgi. Lo stesso Nash credo che abbia riconosciuto De Giorgi la sua idea. Allora, attenzione, qui bisogna chiarire un attimo le cose. Io sono stato molto svelto nella parte storica. Il discorso è questo, che diciamo De Giorgi aveva sviluppato un lavoro che non riguardava la teoria dei giochi. Era nell'ambito della teoria dei manifolds, degli enti geometrici. Succede che Nash, prima di ottenere i suoi risultati, aveva sviluppato un altro concetto di soluzione geometrica, non di giochi, ma di geometria, e trattava appunto la teoria dei manifolds. E avevo sperato di poter ottenere il premio, non ricordo come si chiama quel premio, la medaglia Field, che è una specie di premio Nobel per i giovani matematici, e lui aveva sperato di poter ottenere questa medaglia Field grazie a questi suoi risultati, Nash, nell'ambito dei manifolds. Solo che proprio alla vigilia, in sostanza, di questa storia, è saltato fuori che Ennio De Giorgi aveva ottenuto qualche risultato analogo, proprio con strade completamente diverse, e l'aveva pubblicato su, mi pare, una rivista torinese, insomma qualcosa di non molto, una rivista non molto importante, però erano stati pubblicati da De Giorgi con una strada completamente diversa, e ripeto che non c'entrano con la teoria dei giochi. Allora cosa è successo? Che sembra che sia stato proprio questo l'effetto, il momento scatenante della schizofrenia di Nash, perché dovendo rinunciare a questo, lui è uscito un po' di testa, Nash, e ha cominciato a girare per manicomi. Poi, molto in seguito, dopo che si è poi liberato dalla schizofrenia e così, o perlomeno in qualche modo si è un po' tirato fuori, lui si è ricollegato con De Giorgi, e in sostanza quando De Giorgi è morto a Pisa, Nash è venuto a partecipare al funerale di De Giorgi. E quindi era solo per dire che i collegamenti fra Nash e De Giorgi non c'entrano con la teoria dei giochi, ma c'entrano con questa teoria dei manifolds, in cui avevano lavorato con due procedimenti diversi su argomenti simili. Grazie. Sempre la professoressa Rosa Mottola dice: Nash parla di giocatori intelligenti e razionali nella sua teoria dei giochi. Com'è possibile che l'individuo valuti il rischio superiore al vantaggio che potrebbe trarne dalla sua coalizione con altri giocatori? Allora, il problema è questo. Da una parte si studiano soluzioni competitive, in cui ogni giocatore è, diciamo, contro tutti gli altri. E allora si va a vedere quale sarebbe, diciamo, il comportamento dei vari giocatori per ottenere il massimo possibile, tenendo conto dei comportamenti degli altri, e si va a trovare la soluzione competitiva che riguarda tutti i vari giocatori. Una volta trovata questa soluzione competitiva, si dice: supponiamo che i giocatori si mettano tutti insieme, e allora vediamo un po' come potrebbe essere divisa la torta generale tra i vari giocatori in una soluzione cooperativa. Ogni giocatore nella soluzione cooperativa dovrà ricevere una parte che dovrà essere non inferiore a quella che lui avrebbe giocando da solo. E quindi c'è il concetto della razionalità individuale, in cui ognuno non può ammettere di ricevere meno di quello che avrebbe giocando da solo. E questa è la razionalità individuale. Poi c'è la razionalità, diciamo, generale, nel senso che la torta va ripartita tra tutti i giocatori, quindi né una briciola in più, né una briciola in meno. Una briciola in meno perché resterebbe qualcosa che non è ripartito, in più no, perché in sostanza è quella la torta da ripartire. E infine ci sono poi degli altri aspetti legati alla soluzione cooperativa, che riguardano, diciamo, le coalizioni, il concetto di core, cioè di nucleo, ma qui non ho il tempo di spiegarlo.
Benissimo, grazie. Sempre la professoressa Rosa Mottola chiede... Aspetta, Rosa, vieni a trovarmi che ci facciamo un pomeriggio insieme. Va bene. Chiede come si concilia la teoria dei giochi in situazioni di incertezza sia a livello sociale che economico. In situazioni di incertezza? Sì, esatto, incertezza. Dunque, beh, adesso, intanto del discorso sociale e economico, è ovvio che in tutti i settori, in sostanza, in condizioni di incertezza, la teoria è una teoria che può essere poi applicata a tanti settori diversi. Ecco, le condizioni di incertezza sono proprio legate al fatto che ci sono certi giochi nei quali si può avere una soluzione immediata non facendo riferimento alle distribuzioni di probabilità. E quindi si può dire semplicemente, supponiamo che una certa possibile strategia sia superiore a tutte le altre, per esempio si dice domina tutte le altre, se succede in certe situazioni di avere diciamo una dominanza, e allora in quei casi lì si eliminano le possibili strategie dominate e si arriva in qualche modo a trovare una soluzione in caso di certezza. Se invece abbiamo incertezza, cioè si dice ma succede che, prendiamo ad esempio il caso dei giochi in forma estesa, quelli ad albero, uno può dire beh, io potrei sapere che se gioco a sinistra diciamo io vinco tot con probabilità tot, se gioco a destra io vinco tot con probabilità tot. Devo tener conto quindi delle probabilità con cui vinco le varie cose. Ecco, tenendo conto di queste probabilità, si studiano i giochi, per esempio questi di cui vi parlavo in forma estesa, e i giochi che possono essere a informazione perfetta o a informazione imperfetta, e ci sono ovviamente dei capitoli che si occupano di queste cose. Un'ulteriore domanda. Ancora la domanda? Sì, sempre lei. L'ottimo paritiano e l'equilibrio di Nash, sì, per giochi non cooperativi a strategie dominanti. Mamma mia. Allora, sono situazioni, sì, in cui il payoff può, sì, essere vantaggioso per entrambe le teorie? Allora, facciamo così. C'è un gioco che non ho certo il tempo di presentarvi, un gioco abbastanza semplice che riguarda la pollution, come si chiama l'inquinamento, no? Succede che per esempio abbiamo due paesi che hanno la possibilità di creare un depuratore che risolve dei problemi di inquinamento, e questi problemi creano morti sia all'uno che all'altro paese. Il problema è come risolvere questo problema di inquinamento facendo un depuratore che dovrà essere in qualche modo fatto a spese di entrambi i paesi. Allora il problema è decidere se un solo paese fa il depuratore a spese unicamente sue, oppure se l'altro paese fa a spese unicamente sue, oppure se si ripartiscono la spesa, magari 50-50, 50% di 50%, oppure di più, oppure di meno. Ecco, questo è a seconda della ripartizione della spesa, ci possono essere dei vantaggi per l'uno e per l'altro giocatore. È chiaro che se uno non fa il depuratore, però cioè non dà nessun contributo, e l'altro giocatore fa il depuratore da solo, è chiaro che quello che non dà nessun contributo ha dei vantaggi enormi, e viceversa da parte di quell'altro. Ecco, diciamo, è un tipo di gioco questo, che poi aveva dato origine a concetti di soluzione che erano poi applicati nel protocollo di Kyoto. Ecco, in cose di questo tipo salta fuori, se si analizza ad esempio nei miei libri, questi qui trattato bene, ecco, in pratica salta fuori che la soluzione diciamo cooperativa di Nash per giochi a due persone, soluzione cooperativa, ha un certo tipo di ripartizione della vincita, quindi la torta viene ripartita in un certo modo tra i due giocatori. E questo tipo di soluzione però non è un Nash equilibrio. Non è un Nash equilibrio in quanto uno dei due giocatori può avere interesse a tirarsi indietro. E quindi diciamo che in generale le soluzioni
cooperativa di Nash per gioco di due persone, in generale possono non coincidere con Nash equilibri. In questo caso specifico si ottiene una soluzione usando dei metodi dinamici, cioè si dice i due paesi iniziano costruendo il piedestallo insieme e quindi ci mettono giù i soldi e fanno il piedestallo, poi in una seconda fase mettono giù i soldi e fanno il traliccio e in una terza fase mettono giù i soldi e fanno il depuratore. Cioè in fasi successive ciascuno dei due contribuisce e con la trasformazione di questo gioco in una fase dinamica si riesce a risolvere il problema. Questo tanto per dare un'idea di come soluzioni competitive e nascite equilibri possono non coincidere e peraltro possono essere anche risolti usando dei metodi dinamici. Bene, una domanda vorrei porla io al professor Gambarelli, relativamente a un discorso, come dire, geoscientifico, nel senso che la teoria dei giochi, ascoltando anche te, è una teoria che nasce, anche se non da americani a volte, nasce negli Stati Uniti, diciamo. E poi si è allargata, come succede ormai nel mondo scientifico, per la collaborazione che esiste nella ricerca. È una disciplina giovane, diciamo, degli ultimi 100 anni, meno di 100 anni. In questi 100 anni ci sono caratterizzate delle scuole, diciamo, di ricerca particolarmente forti in alcuni ambiti. Per esempio abbiamo visto in Israele, si è fatto riferimento, appunto in Italia in alcuni casi, e quindi qual è il quadro, come dire, geoscientifico oggi della teoria dei giochi? Dunque, intanto ovviamente con lo sviluppo di internet, di tutte queste tecnologie nuove, non c'è più un problema legato alle singole nazioni. Hai ragione tu, nel senso che inizialmente era nato negli Stati Uniti con Neumann e diciamo inizialmente agli albori possiamo parlare della Germania, dove era stato introdotto il primo concetto del teorema del minimax di von Neumann, però con von Neumann negli Stati Uniti e in particolare con l'ingresso il collegamento fra von Neumann e Turing si va a piede libero sugli Stati Uniti. Negli Stati Uniti in particolare l'Università di Princeton, dove abbiamo avuto von Neumann, Morgenstern, dove poi è arrivato anche Nash e in seguito è arrivato anche Owen, dove è stato molto tempo anche lui all'Università di Princeton. Ecco, diciamo che Princeton è stato un po' il centro focale inizialmente per le applicazioni economiche della teoria dei giochi e poi in seguito piano piano ha cominciato a essere applicata in tanti altri settori. Per esempio il settore militare che dagli Stati Uniti è stato importato moltissimo nell'ambito di Israele, proprio perché lì avevano dei problemi concreti e importanti di carattere applicativo, avevano una guerra tutti i giorni, lì c'era poco da fare, a prescindere dal fatto di chi abbia ragione e chi abbia torto, il problema è quando c'è una guerra, ci sono dei razzi che ti scoppiano nel mercato e così via, la popolazione fa il tifo sfegatato per i matematici, c'è poco da fare. Ecco, peraltro, in tantissimi ambienti diversi ci sono stati sviluppi di applicazione della teoria dei giochi in tantissimi settori, ambienti intendo dire geografici, cioè geografia, ci sono state tante applicazioni in tanti settori della teoria e diciamo in Italia sono state abbastanza poche le applicazioni proprio perché, come vi dicevo, diciamo ha avuto poco successo all'inizio in quanto gli economisti restavano molto più aggrappati in generale alla vecchia scuola, e però più recentemente ci sono stati dei personaggi che hanno ancora applicato la teoria dei giochi in tanti settori, però diciamo in anni recenti c'è stata una minore importanza di a livello nazionale, proprio perché grazie a internet le informazioni girano tantissimo. So per esempio che nell'ambito delle soluzioni cooperative di carattere ecologico, l'ecologia, vedo che ci sono diversi colleghi nel nord Europa che se ne occupano, anche per esempio per la ripartizione della pesca nell'ambito dei mari, ecco altri esempi. Poi c'era stato ancora il valore di Scheble che era stato utilizzato per le applicazioni aeroportuali, la ripartizione
delle tasse di atterraggio dei vari aerei. In sostanza sono applicazioni che vengono fatte un po' in tutto il mondo, ci sono cinesi che se ne occupano e anche in particolare giapponesi, ci sono Tukuda, che ne so, insomma, tanti giapponesi che applicano soprattutto i giochi dinamici, però non c'è più oggi una caratterizzazione, diciamo, geografica, più che altro c'è il mondo che si porta avanti i vari filoni. Bene, pare che non ci siano nuove domande. Benissimo. Bene, allora grazie, un saluto anche a tutti i partecipanti e alla prossima conferenza. Grazie. Ciao.